www.monitorpoli.it, gli articoli di cronaca sono vicini, quindi parliamo del bresciano e del bergamasco, due articoli sul Corriere della Sera Brescia e Bergamo che parlano della trappola dei falsi Bitcoin, due vicende simili, protagonisti diversi, ma i territori potrebbero essere estesi in tutta Italia. C'è sempre Telegram di mezzo e c'è sempre questi falsi broker che istigano a acquistare partendo con cifre basse, come questo 78enne della Valsabbia che dice: sono partito con, investendo 30 euro, poi i guadagni erano sempre superiori. Un broker mi invitava in un sito estone a mandare poi i soldi all'estero, eccetera, eccetera, portando poi le cifre da investire che si raddoppiavano, triplicavano, eccetera, eccetera. E venivano proposti come investimenti sicuri, ad esempio questa società si chiama RZA Gen Estonia EU. Andate, come vedete spesso sul sito della Consob, di questi siti ne sono stati oscurati più di 600 dall'inizio dell'anno. Oppure con questa bergamasca, che anche lei è ex funzionaria statale, quindi non, dal punto di vista, dice: mi chiamavano tutti i giorni, come il bresciano, per far vedere i grafici, per le operazioni erano alte, più le operazioni alte più si guadagnava, così ho perso tutti i miei risparmi. Dice: è partita anche questa con 250 euro di iniziare, e poi a 250 e altri soldini siamo arrivati alla svelta a perdere 160.000 euro. Cerca le persone sono cambiate, i siti chiusi, le persone sparite, così pure i soldi. Questa è una cosa di Adiconsum, poi vi riporto naturalmente tutti gli articoli se volete approfondire, ma il gatto e la volpe è sul vostro telefonino, sul vostro tablet, il gatto e la volpe è di là che vi guarda e approfitta delle vostre cose. Verificate prima, verificate, 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 controllate. Poi se volete valutare gli investimenti anche in quel settore, molti educatori e consulenti finanziari, tra cui anche il sottoscritto, siamo a disposizione per potervi guidare in questo mare sconosciuto dal punto di vista degli investimenti e dove il gatto e la volpe vi indicano sempre la buca dove seppellire i vostri soldi per trovare il giorno dopo l'albero pieno di soldi. Ricordatevi sempre la favola di Pinocchio del gatto e la volpe. Il gatto e la volpe si è tramutato in questi falsi annunci su internet, i guadagni sicuri e veloci, che raddoppiano, triplicano, quadruplicano il capitale. Attenti ai falsi profeti dei Bitcoin e dei facili guadagni. Attenzione, attenzione, attenzione. Buona lettura, alla prossima.